tutti voi, buongiorno, bentornati al TG2. Dunque, lo avete sentito dai titoli, in primo piano i risultati dell'esame di maturità. I dati permettono di parlare di un anno straordinario. Infatti il 99,3% degli studenti che ha sostenuto l'esame ha conseguito il diploma. Risultato esaltante nel quale però spicca il record negativo del liceo Alessandro Manzoni, che con il suo imbarazzante numero di bocciati si qualifica come la peggior scuola d'Italia. Da quanto ci conosciamo, Carlo? Dal primo anno del liceo. Compagni di banco. Che bei ricordi. Quante volte ti ho passato i compiti, eh? Beh, Aristide, se ricordi bene, ero io che ti passavo i compiti. Da provveditore, come credi che mi senta di fronte a questo? E tu? Sei il preside della peggiore scuola d'Italia. Se il prossimo anno non arrivi al 50% di promossi della tua unica quinta, il Manzoni chiude. Come chiude? Pochi iscritti, risultati scarsi. È la buona scuola. Quale buona scuola è buona scuola? Ho avuto dei trasferimenti di professori, ho avuto delle riassegnazioni di cattedre all'ultimo momento, docenti con incarichi sbagliati. Che cos'è? È la lista dei professori selezionati dall'algoritmo ministeriale. Ah, nuovi professori? Tutti nella lista nera. Ma non era una leggenda? No. In fondo alle graduatorie nazionali ci sono i professori con meno titoli. Gli ultimi sono quelli che hanno combinato guai. E poi ci sono loro, quelli della lista nera. Ma saranno il peggio del peggio. Esatto. Capisci la genialità dell'algoritmo? Dove i migliori hanno fallito, riusciranno i peggiori. Ai peggiori studenti, i peggiori professori. Ma non ha senso. Mario Locuratolo, il genio del calcolo combinatorio. Campione del mondo! Campione del mondo! Campione del mondo! I get all down, but I get up again. You never gonna get me down. I get all down, but I get up again. You never gonna get me down. I get all down. Sandra Melis. Peace in the night away. Peace in the night away. Per lei l'inglese è una questione di vita o di morte. Non ti preoccupare, la Mirza è un organo inutile. Una settimana e stare a posto. Prossima lezione. Parkour. Davide Golia. Allenare il fisico per allenare la mente. Amina Venturi. Il vero corpo insegnante. Lei vorrebbe dei testimoni per confermare la mia identità. Ma come lei sa, non c'è identità senza differenza. Perché l'identità è l'identità dell'identità e della non identità. La prego, la prenda. Basta che stia zitto. Grazie. Eliseo Maurizi, per puntare sulla comunicazione. Professore, non può continuare a tornare qui. L'hanno licenziata. Su. C'è pure un'ordinanza restrittiva. Gaetano Fanfulla, un'intelligenza esplosiva.
Dunque, secondo la descrizione classica presente nel Debello Gallico, l'iconografia tradizionale del militare romano prevede il seguente equipaggiamento. Sì. Gonnellino, corazza ed elmo in pelle e cuoio. E per finire, scusate, il mio preferito. Pronto? Antonio Cioncoloni. Sì, sono io. Bocciato 13 volte all'esame di abilitazione per l'insegnamento. Scusate. Ma lui continua a riprovarci. Capisci che determinazione? Istituto Manzoni ha detto. Certo. Grazie. Sono un professore. Sono un professore, capito? Sì, vabbè. Sono un professore! Vuoi dire che questo non c'ha nemmeno l'abilitazione? Vieni. Ti sto mettendo in condizione di vincere la sfida. Ma ricorda, il 50% di promossi alla maturità o il Manzoni chiude. Ma possibile che il vicepresidente giri ancora con questo catorcio? Avete sentito dei nuovi prof? Wow. E questa chi è? Camilla qualcosa. Si è appena trasferita, farà il quinto con noi. Pure l'hai bocciata? No, un anno avanti. Dura poco. Questi sarebbero i 7 samurai? Ma... Il preside dice che sono iperqualificati. E infatti lo sono, ve lo posso assicurare. E un attimo di attenzione, per favore, signori professori. Volevo presentarvi i vostri nuovi colleghi che quest'anno si occuperanno della quinta. Come sapete... abbiamo una sfida speciale, ma sono sicuro che loro sapranno vincerla. Spero. Non dica altro, preside. Siamo pronti e concentrati. Niente ci distoglierà dal nostro obiettivo. Buongiorno, perdonate questo leggero ritardo, ma non è colpa mia, è colpa di sandali. Sapete, le infradito sono comodissime, ma sulle scale bisogna andare piano, si rischia di scivolare. Ma oggi è il primo giorno e la prima regola è imparare a conoscersi. Per cui prendete un foglio protocollo e scrivete il vostro nome. Avete un'ora di tempo. Ma non abbiamo 2 ore oggi? Scrivete anche il cognome. Scusi, ma lei non è il professore di matematica? Giusto. Complimenti, Camilla. Brava, Camilla. Brava. Scusi, professore. Come ti chiami? Camilla Brandolini. Camilla Brandolini, dimmi pure. Quella lì non è un'equazione logaritmica di quarto grado? Si fa all'università. Vedete, se ora della fine dell'anno avrete imparato a rilassarvi, riuscirete anche a risolverla, forse. Nel frattempo guardatela e riflettete. Su cosa? Sul fatto che non sapete risolverla. Molte volte agli occhi degli altri sembra che non stiamo facendo niente. In realtà la nostra mente continua a lavorare, a pensare. In questo modo continuiamo a produrre conoscenza. Scusi, prof, posso andare in bagno?
per riflettere meglio. Come ti chiami? Pagliarulo. Pagliarulo. Ecco, vedete, il vostro compagno Pagliarulo è un passo avanti. Vai. Grazie, prof. Impara, Brandolini. Allora, professor Locuratolo, come va? Bene, signor Preside. I ragazzi sono ricettivi. Ah, davvero? Senta, ho ricevuto la sua richiesta per 21. Ah, sì, scusi. In realtà sono 22. Una mi serve a casa per correggere i compiti. 22 PlayStation? Non sia banale. Sono piattaforme di calcolo a immersione sensoriale. Eh? È già passato un quarto d'ora. Da quando? Dall'inizio della lezione. Non ha seguito gli ultimi studi dell'Università di Melbourne. Dicono che una persona riesce a concentrarsi solo 15 minuti in un'ora. Per cui, nell'interesse di tutti, io vado. Dove, scusi? Non vorrà che fumi davanti ai ragazzi. Giorno. 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 Salve, sono Cioncoloni Antonio. Buongiorno, sono il professor Cioncoloni. Ma chi è? Cioncoloni. Chi è? Primo giorno? Sì, in assoluto proprio. È che io avrei già dovuto fare due supplenze. Solo che ogni volta che arrivavo a scuola mi prendeva un blocco. Insomma, tornavo indietro. Non riuscirò mai a fare lezione. Guardi che facile. Tenga presente che i suoi studenti ne sanno sempre molto meno di lei. E per quanto lei si possa sentire impreparato, in confronto a loro, è Zuckerberg. Non ci avevo pensato. È il bello di essere professori. È tutto nelle tue mani. Puoi interrogarli, sospenderli, bocciarli. Potere assoluto. Io l'avevo sempre vista come una missione. Non l'avevo mai vista così. Tu che fai qui? Eh? Torna in classe, fila, a studiare. Sì, però adesso non esageriamo, Almeno. Qui è zona neutra. Ma in classe no. In classe tu sei il padrone, capito? Professore, potere assoluto. Potere assoluto. Dai che ti prendi il primo giorno di lezione da professore. Potere? Assoluto. Scusate il ritardo, recuperiamo subito il tempo perduto. Vada al suo posto, signorina, grazie. No, io per... No, niente questioni, è già tardi, si sieda. Guardi che io... Vuole diventare la prima a essere allontanata dalla classe? No. Su. Buongiorno a tutti, sono il professor Cioncoloni, vostro insegnante di storia. Quest'anno ci concentreremo sulla figura di Giulio Cesare. Di nuovo? L'abbiamo già fatto in primo. 44 a.C., febbraio, giorno di San Valentino. Non un giorno a caso, ragazzi. Perché è da lì che parte la nostra storia d'amore con la storia. È quello infatti il giorno in cui Giulio Cesare... Io sono la professoressa De Maria. Insegno latino. E questa è la quarta B. La quarta? Mi sa che ha sbagliato aula, professore. Mi pareva troppo vecchia lei. Ah. Vabbè, capito. No. Buongiorno a tutti quanti, ragazzi. Scusate il disturbo, arrivederci! Bene. Quiet, please. Sit down. Good morning. First lesson. Introduce yourself. You. Me? My name is Andrea, and I have 18 years old. I am 18. Next. You. Dici a te. No, te. Io lui. Calma, sono disarmato. Who are you? Piacere, sono Luca. In English! Ok, in English. I'm Luca. Why are you late? Because I was singing in the rain. And... Pennies on the table! Tutti a terra! Il mio nome è Davide. Davide Golia. E non sono un semplice professore di educazione fisica.
tirerò fuori il guerriero che è in voi. Ad esempio tu, ciccione, palla di lardo, balena. La facciamo finita da farci chiamare così. Vedi quell'albero laggiù? Salici su. Ora. Tu. Io. Sì. Io no, prof. Ho il certificato medico. Esonero per gravi motivi di salute. Non si capisce niente. È la prova che è autentico, prof. Lo sa come scrivono i dottori. Mangialo. Ma come? Mangialo. Solo che sta lì a mischiare roba. Forse è muto. Esiste un codice morale tra noi studenti. Ah sì? Davvero? L'hai scritto te? Ci sono delle regole, Camilla, e tu oggi hai infrante tutte. A scuola c'è soltanto una regola, studiare. Io ero venuto solo per aiutarti comunque. Grazie, non ho bisogno. Sì, in effetti è stato un po' imbarazzante. Eccolo, è lui il nuovo professore. Quello che mi ha scambiato per una studentessa. Colleghe! Com'è andato il primo giorno? Oh, vorrei che non finisse mai. Io vorrei fosse giugno. Senti, per quanto riguarda stamattina, io volevo dirti che non penso assolutamente che tu sia troppo vecchia. Cioè, almeno non come... Non ti preoccupare. Tranquillo. Ci vediamo. Andiamo. Ma davvero, Non me l'aspettavo. Oh là là! Primo giorno di scuola, abbiamo il primo cuore in fiamme? No, non scherzare, ho già fatto una figuraccia stamattina, adesso starà lì a ridere di me. Se vuoi un consiglio, io inizierei subito dal calcolo delle probabilità. Come? Cioè, se vuoi conquistare una donna, devi sapere quante probabilità hai di farlo, no? No, ma certo, immagino, ma come si fa? PE uguale CF fratto CP. PE, probabilità di un evento, uguale CF, casi favorevoli, fratto CP, casi possibili. Chiaro? Sì. E come faccio a sapere quanti sono i casi possibili? Beh, in questo caso è facilissimo. Con una donna i casi sono solo due. O sì o no. Ah. Sta a vedere. Sì. Dici? L'ho curato, la matematica. De Maria, latino. Il collega Cioccoloni, storia, si chiedeva se questa sera uscivi con lui. A cena, Magari dopo cena può scattare un po' di sesso, che non fa mai male, dico bene? Ha detto così? Limiterei le risposte a sì o no. Limiterei forse, non so, per un fatto statistico, tu mi capisci. Certo. Grazie. Tu hai dei seri problemi. Lo sai? Questo era no, è eccezionale, siamo a cavallo. Cioè abbiamo eliminato il dominatore, perché prima ha fratto due, fratto uno, non è... siamo a cavallo. Ma tu giochi a Street Fighter? Che cos'è? Me lo sento, sarà un anno fantastico. Guarda, i ragazzi sono geniali. Pensa, al liceo ho costruito un aeroplanino di carta gigante che non volava, però...
Carissimo, come va? Male. Male va. Non funziona, dobbiamo cambiare strategia. Sei il solito pessimista. Il solito grigio, triste Carlo senza speranza De Sanctis. Ma non stai male a lamentarti sempre? Sì. Ma... Quante volte vi hanno detto studiamo le canzoni, i film che preferite? Vi piacerebbe? Beh, dimenticatevelo. C'è un solo modo per imparare la letteratura italiana. Studiarla. Ogni cosa trova il suo senso e il suo significato attraverso l'uso che facciamo di quella cosa nel momento in cui ne facciamo uso. Scrivetelo. Professore, ma così non possiamo scrivere. Professore, il banco è troppo alto, non ce la faccio. O è la sedia che è troppo bassa. La sedia è più bassa del soffitto. Ma non possiamo dire che sia bassa, perché è più alta del pavimento. Ma che cosa stai dicendo? Non si capisce niente. Visto? Anche nel basket non c'è bisogno di attrezzatura, ma soltanto di volontà. Dai, ricominciamo. Non si ride dei ciechi. Non sono cieca, sono solo miope. È uguale. Adesso vi farò capire come dovete portare rispetto per i vostri compagni. Toglietevi i calzini. Concentrati ragazzi, concentrati. Prof, qui lagga tutto, non vedo arrivare il mostro. Ma non lo puoi uccidere con un tirapugni, non vedi com'è? Fucci la pompa, dai. E nascondetevi sotto, guarda. Cosa sta succedendo qua? Signor Presidente, quando arriva il materiale che abbiamo ordinato? In queste condizioni è impossibile fare lezione. Ehi. Allora iniziamo. Professore, ma... Un appendiabiti parlante? Non sono un appendiabiti. Rifletti, su di te sono appesi abiti, quindi sei un appendiabiti. Se accetti questo, arrivi a capire la differenza tra significato e significante. Ho beccato. Ma lo sai che, secondo le statistiche, il 66% degli studenti ha fumato cannabis almeno una volta durante gli anni di liceo? Una sola volta, prof. Poverini. Ma tu fumi indica di mattina. E questa butta giù. È un po' leggerina per me, no? No, prof, è buona. La fa un mio amico. Aspetti che salga l'effetto. Io fumo solo sativa. Silver Haze. No. Che grande, prof. Mito. Ricordo quando la raccoglievo in Libano. La battevamo per farci la resina. Che oh. Tempi. Rispetto, prof. Rispetto. Ritiro quello che ho detto. Sale in fretta questa. Non male. Non male. Luca? Cosa stai fumando? Io niente. Gioventù bruciata. È un blend. Vuole? Thank you.
boccio. Colleghe! Lo boccio perché è proprio insopportabile. Questa colleghe! Ecco il maniaco. Che cosa vuole adesso? Colleghe! Io scusa, non ho visto il gradino. E se continui a molestare me, la mia collega, ti denuncio. Ma che molestia, ma c'è un equivoco. Ma che è? Peperoncino rosso di Pizzo Calabro. Cioccoloni. Che è successo? Oddio, sedete. Tutto bene? Tutto bene. Ma posso sapere, questa tua passione per Giulio Cesare, da cosa nasce? Non lo so. È che vedi, io mi vedo molto simile a lui in tante cose. Vuoi fondare un impero? Ma che c'entra? Cesare mica è stato soltanto un grande condottiero, è stato anche un grande innovatore. Poi era un uomo forte, sicuro, pure con le donne. Ma non era gay? Sai qual è il tuo problema, secondo me? Che hai scelto un approccio troppo diretto con la De Maria. Io? Ma se sei tu che hai tirato fuori la formula? Vabbè, è un osso duro. Cambiamo strategia. In fondo parliamo di accoppiamento. Ma come la ridotto? Un istinto naturale. In questo caso, l'etologia può venirci d'aiuto. Ma che faccio, dici? Le regalo dei fiori? Giusto, come il paguro zebrato della Malesia. Che fa lui? Regala fiori alla sua compagna? Non propriamente. Più che altro sono dei semi di una pianta velenosa che la stordiscono e gli permettono di accoppiarsi con lei senza problemi. Mi pare un po' eccessivo. Oppure fai come Giulio Cesare. Conquista la Gallia per prenderti Roma. Ecco, comincia a non seguirti di nuovo. Falla ingelosire. Fuori controllo, però. Sì, eh? Mi rendo conto, scusate. Adesso risolviamo tutto. Certo. Fanno sport estremi nelle ore di educazione fisica. Ne sono consapevole. Mia figlia si è rotta tre costole. Me ne duole tantissimo, davvero. E poi passano il tempo a giocare ai videogiochi. Se le sembra normale, no? Sì, solo che per favore uno alla volta, perché sennò non risolviamo. Sono il padre di Camilla Brandolini. La nostra migliore allieva. Sì, e questo è lo zaino della vostra pupilla, dopo la lezione di chimica. Scusi, permesso, scusi, per pazienza, eh. Signor Preside, i ragazzi hanno di nuovo incollato la fotocopiatrice. Io dovevo preparargli il test. Il vicepreside si occuperà di voi. Ecco qua, prendi pure il mio ufficio e prendi il mio posto, va bene? Adesso tacciamo! Signori, per cortesia, uno alla volta il rigoroso ordine di arrivo. E manteniamo la calma, non è morto nessuno. Ciao, mamma! No, state calmi, signori, perché non è esatto. Adesso ci penso io. Buongiorno. Buongiorno. Chi l'ha fatto questo? Oggi in programma c'è la Seconda Guerra Mondiale. No, oggi devo spiegare la conquista della Gallia, emblema del conflitto fra civiltà nel nostro continente. No, la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, chi è che parla? Com'è scoppiato il conflitto? Non lo sa, non è un bravo professore. Ma come ti permetti, eh? Quali erano le linee del fronte? Maleducato. Pavido, mostrati. E quali erano i paesi belligeranti? Avanti, ce ne parli. You translate. Space. Think twice. Esso maggio infatti è fantastico. Wrong answer.
She's life. Give me that staple. Filma, ma che fai? Sei pazzo? Ci vuoi far ammazzare? Ma la testa lei. In English! Next time, you together, 20 pages about Beckett. What? What? Beckett. Beckett. Mi fate perdere la pronuncia. Allora è proprio rotto. Ragazzi, ma con questo freddo riuscite a seguirmi lo stesso? Bene. Allora, pagina. Prof, ma qui non si collega. Siamo offline. Siamo offline, niente. Aiuto! C'era campo fino a poco tempo fa. Più in alto, più in alto! È come se qualcuno avesse scremato questa stanza. Allora, la poetica dell'assurdo di Beckett, come ti spiegavo prima, quando lui... Camilla, ti prego, basta. Ma non ti interessa sapere come va a finire? Ma come va a finire? Va a finire che adesso tu ti fai questa bellissima tesina e poi io domani gli do un'occhiatina, eh? Che ne dici? Non ho parole. Ma sì, sì, dai. Vai a fumarti le tue sigarette aromatizzate. Sigaretta aromatizzata? Dove ti è uscita sta roba? Io studio. Però poi io mi diplomo e tu rimani lì tutta quanta la vita. Sigarette aromatizzate. Guarda, non è così male. Magari dopo un po' riesci a farti assumere come bidello. Mio padre fa il bidello. Scusami. Ma possibile che ti bevi proprio tutto, Camilla? Sei una cosa impossibile. Sì, sì. Sei una cosa impossibile. Bravo, ride. Tanto ridere è l'unica cosa che sai fare. E tu cosa fai? Io studio. Ah, per cambiare il mondo? Tu sei fuori. Tu sei completamente fuori. Brava, brava, studio. Così domani ti prendi il tuo classico 8. Anche 9. Io il mio 2. E quale sarà la conseguenza sul pianeta Terra? Nessuna. Ciaone. Ah, questo non è mio. Questo va sullo scaffale. Sei pronto? No, sono tesissimo. Una volta prima di un congresso ero teso quasi quanto te. E sai cosa mi ha detto Stephen Hawking? Anche lo scienziato, lo conosci? E quando le aspettative sono ridotte a zero, che si apprezza veramente ciò che si ha. Ma che significa? Che quando hai zero possibilità, ottenere anche 0,1 è un successo. Grazie, sei di grande incoraggiamento. Ecco qua, portatelo in classe e tra poco arrivo. Pronto? Parla forte. Qui c'è un Coloni, mi dica. Io sono la Venturi. Salve Venturi. Ma come, mi dai del lei? No, ti do del tu. Cosa fai questa sera? Cosa fai questa sera? Te lo chiedere, la inviti? A cena? Sì, a casa tua.
casa mia, stasera. È l'avventura. E cosa prepari per cena? E cosa ti preparo per cena? Non glielo chiedere. Cosa potrebbe piacere alla De Maria? Allarme rosso, allarme rosso. Eh? Abbandonare la nave. La nave. Ciao ragazzi, avete qualcosa per la febbre? Vieni con me, provo a vedere se ce l'ho io. Ah, grazie, ciao. Paracetamolo? Ah, grande. Paraculo. Lo porto sempre con me. Devi prenderlo con un po' d'acqua. Lo prenderò anche da solo, però ci vorrebbe un lubrificante. Tu no? Dici? Sì, sì. Acqua frizzante e acqua naturale. Uguale acqua leggermente frizzante. Odio vederlo così. Scusa. Allora, come vanno questi ragazzi? Diciamo meglio. Meglio. Sì, la media dei voti si sta alzando lentamente, non abbiamo ancora raggiunto la sufficienza. In matematica hanno tutti 10 i ragazzi. Forse grazie al mio metodo. Statistica endogena e autovalutazione percettiva. Non capisco, scusi, cosa vuol dire? Chiedo loro di porsi un problema, trovarne una soluzione e valutarlo. Cioè si danno il voto da soli? Esatto. Straordinario. E voi? Siete messi nelle migliori condizioni per insegnare? Non avete niente da dire? Se posso, io vorrei usare il non metodo come metodo e avere l'infinito come limite. Forse voleva dire che ci sentiamo limitati. Va bene stare attenti, ma la sperimentazione ha sempre dei margini di rischio che vanno affrontati con fantasia e coraggio. Io ho avuto problemi con i materiali didattici. Cioè, sapere l'inglese oggi è fondamentale, non ci devono essere limiti nell'insegnamento. E che dire della storia? Come si fa a capire bene che cosa accade oggi se non conosciamo le nostre origini? E d'altra parte, storia magistra vite. E poi fa un freddo cane. Quindi vi sentite censurati. Non potete esprimervi al meglio. Questo è gravissimo. Voi avete un talento unico. E non permetterò a nessuno di ostacolare il vostro genio. Beh, censurati mi sembra una parola un po' grossa. Diciamo che... Signor Preside, lei non ragiona da manager. Ma cosa fa? Si schiera contro i suoi stessi collaboratori. Quali collaboratori, Aristide? Questi sono dei fuori di testa. Lei sa quanto è importante la missione che è stata affidata a questi insegnanti. Il ministero, il governo, l'intero paese vi guarda. Quindi, a partire da oggi avrete carta bianca. Professore? Ma dove? Professor Golia?
Ehi, Luca! Ehi, Luca! Luca, fammi uscire di qui! Professore, che vuole fare? Vai. Che vuole fare? Colpisci. Dai. Che? Dai. Colpisci. Vai. Colpisci. Tutto colpisci. Professore. Aiuto. Più forte. Aiuto. Ma che sta facita? No question was... Ma che vuoi? Camilla, ti prego, non leggo. Spostati. Ma perché mi dici i capelli? Che problemi hai? Please gone. Concentrati ragazzi, restate concentrati. Dovete tenere una velocità costante. Percorrere in un tempo T un identico spazio S. Spazio fratto tempo uguale velocità. Dopo il discorso di Cesare, lo stato d'animo di tutti mutò in modo sorprendente. In ognuno crebbe una gran voglia di agire, un gran desiderio di combattere. Viva il senatore! Fare Cesare! E anche la neve poté fermare il grande condottiero. Ave fratres! È nato libero e ovunque è in catene. Chi si crede padrone degli altri? Signor Presidente, sono nudi. Studiano la felicità nello stato di natura. Rousseau è nel programma. Che stai facendo? Sto documentando. Questi qui sono dei pazzi, dobbiamo difenderci in qualche modo. Adesso pubblico il video online e poi vediamo che casino che scoppia. Lo sai che stai facendo la spia? Non mi stai ascoltando, vero? No. Metterai tutto online? Sì. E allora vale la pena di farlo bene. Vai, Roberti, mandami la base. Ea, la lancetta che non gira più. Dalla finestra vedo un aquilone volare insieme alle speranze di vedere a fine anno la parola promozione. Posso andare in bagno, professore? Sto pensando a tutto tranne che alla lezione. 10 anni in questa scuola potrei fare il bidello e voi potreste almeno darmi un diploma d'onore. I miei amici studiano presso la strada, a loro modo sono geni della chimica. La fanno buona pure il prof l'assaggiata, modestamente ha vinto il premio della critica. Questa scuola fra una scuola di pazzi, i professori peggio di noi ragazzi. Papà ti prego giura che non ti cazzi, ho perso l'anno prossimo potrei riprovarci. Anche quest'anno studio l'anno prossimo, dimmi a che serve adesso disperarci. Dice mia mamma che lei sembra un tossico perché non studio e sto in giro coi marci. Nascondi la bomba che arrivano i prof, ho preso più buche di un capo da golf. Dammi sto bacio, l'aspetto da un po', la cosa più bella di quest'anno flop. Arrivano i prof. Arrivano i prof. Arrivano i prof.
nuovo impegno per davvero, arrivano i pronti, ti richiamano. L'abbiamo cercato ovunque. Non si era mai assentato senza avvisare. Oddio, eccolo! Fermo! Non commetta sciocchezze. Cosa vuole fare? Marketing. Liceo Manzoni, Manzoni. Prendi. Benvenuti. I nostri professori saranno felici di rispondere alle vostre domande. Sui tavoli troverete materiale informativo, programmi di studio, brochure. Allora, vediamo a che punto è la vostra preparazione. Pronti? Via! Cos'è questa cosa? Cos'hai fatto, scusa? No, allora, questa innanzitutto è una violazione della privacy. No, questo è un insulto personale. Però è simpatico, me lo fai rivedere per cortesia? L'esserci è un essere gettato fuori, pertanto esiste. Ed esistendo è in una condizione estatica. Provate a chiudere gli occhi per capire meglio questo concetto. Wrong answer. Next. Questi sono i materiali inerenti al nostro corso di storia. Grazie mille, Max. E di cosa? Arrivederci. Ci deve essere del metodo nella vostra follia. Oh! Professoressa De Maria. Io credo che se noi, invece che... Proviamo a vedere che succede se parlo un po' io. È incredibile. Tutta questa gente ha ascoltato il nostro pezzo. Ed è tutto merito tuo. A quanto pare ne hai fatta una giusta, oh. Sì, diciamo che l'intento era più fare lezione, però. Hai fatto benissimo, li hai fatti felici tutti. E sai perché? Non hai obbedito a nessuno. Devi lasciarti andare, capito? Vai a mettere il beat, diamo a questa gente quello che vuole. Vai, Luca. Già sai, passa il microfono, bro. Tutti con le mani su, ragazzi. Diamo a questa gente quello che vuole, veramente. Yes, sai. Tutti. Più dalla finestra vedo un aquilone volare insieme alle speranze di vedere a fine anno la parola promozione. Niente più giustificazioni, niente scuse, solo io e te. No, prof, non si picchiano i ragazzi con gli occhiali. E sti cazzi. Ballate, che domani c'è la simulazione d'esame. Fabri, ma come fai a rovinare sempre tutto?
secondo me siamo molto più del 50%, almeno il 65%. Allora 68%. Anche qualcosa in più. 69%. Come? Solo il 4,7% ha superato la prova. Con permesso. Dammi una sigaretta. Meno del 5%. Adesso mi ascolti? E va bene, Carletto. È arrivato il momento di farti capire. Ti do un indirizzo, raggiungimi. Dove? Nel futuro. Benvenuto! Che cos'è questo posto? Questa, Carlo, è la mia scuola. Vieni, vieni, ti faccio vedere le suite, le classi. Sì, sì, certo. Accomodati. Dai, siediti. Muto! Quelli sono i professori. Io quello l'ho già visto. In una fiction l'anno scorso. Sono attori. Abbiamo storyteller che scrivono le lezioni e attori che le leggono. Funziona molto meglio che con i professori. Ma quanto costa l'iscrizione? Una cifra vergognosa, Carlo. Una cifra vergognosa. Ho investito tutto. Ma perché? Hai una bella carriera, sei provveditore. Perché sono stanco. Tu non hai idea. È solo politica. Vado a tutti gli incontri, alle feste, ai festini. Faccio favori, dico di sì. Rido alle barzellette. Ma adesso basta. Grazie a questa scuola, l'unica cosa che farò sarà contare soldi. Ora ho capito. Tu vuoi che il Manzoni chiuda. L'hai sempre voluto. In modo che nel raggio di chilometri ci sarà solo la tua scuola. I ragazzi dovranno pagare. Adesso sai la verità. L'anno scorso ho fatto trasferire tutti i tuoi insegnanti senza motivo. E quest'anno ho alterato l'algoritmo per farti avere il peggio del peggio. Perché me lo stai dicendo? Perché tu sei il mio unico amico e la felicità è reale, solo se condivisa. Ora, volgendosi verso se stesso, egli scopre la colpa. Più il genio è grande, più profondamente scopre la colpa. Per Kierkegaard. Come ti muovi, sbagli. Infatti. Finalmente ti capisco. Buono, cos'è? Salve. Tutti i pizza abbiamo preso? Sì, sì, tutti, tutti e sette. Non parte, preside? Diamo una mano. Ci penso io, dai. Apra il cofano. Cos'è qua? Ecco qua.
Eccolo qua. Aspetti, preside. Ecco, provi adesso. Ok. E che ci voleva? Buona serata. Salve, preside. Riconosco i maggiolini. Hanno un motore dietro, ma i problemi sono davanti. E il tubo gira. Preside! Apra! Molli! Molla! Apra! Preside! Montini. Montini. Ci ha fregato tutti. Vi ha scelto uno per uno. Volete sapere perché? Perché siete i peggiori professori d'Italia. Maledetto Montini. Insomma, è finita. Non possiamo fare più niente. Peggiori. Io ho la coscienza a posto. La coscienza è sempre la coscienza di qualcosa che è. Eppure resteremo dei disadattati finché continuiamo a pensare che l'infinito sia meglio del finito. Me la apri. Il mio primo anno di insegnamento e la scuola chiude. Dobbiamo passare il Rubicone. Sì! Sì! Sì, però non ve lo posso spiegare qui. Andiamo in un posto sicuro. Ho capito bene. Vuoi rubare le prove scritte dell'esame di maturità? Esatto. E come facciamo? Un passo alla volta, colleghi. Primo problema. Arrivare al ministero a Roma. Risolto. Ci andiamo con il pullman della manifestazione. E quale manifestazione? C'è sempre una manifestazione a Roma, no? Manifestazione uguale polizia. Allora ci penso io. Secondo problema. Il servizio di sorveglianza all'interno del ministero. Dobbiamo creare un diversivo. Va bene. Terzo problema. Trovare le prove d'esame. Saranno in una cassaforte. Cassaforte, giusto. Parliamone. Come l'apriamo? No, 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 no. Niente esplosivo, grazie. Per me è un gioco da ragazzi. E datemi fiducia. Diamogli fiducia. E diamogli fiducia. Va bene, signori. Come direbbe Giulio Cesare, mettiamoci al lavoro. Cosa ci fate voi fuori dalla classe? Dove sono i vostri professori? Pagliarulo! Pagliarulo! Madonna, Pagliarulo! Guarda, questa è Luca! Fermati, Luca, perché guarda, se scappi, guarda che ti è peggiorato la tua situazione! Ti devi fermare! Pagliarulo! Pagliarulo, fermati, guarda! Luca! Prof, scusi, volevo farlo dalla terza. Seduto. Te la faccio passare io la voglia di... Se ti muovi ti denuncio.
stanno rubando l'esame. Chi? I magnifici 7 sono andati a rubare le prove della maturità. Venga, le faccio vedere. Preside, mi scusi. Non ora. Il tuo amico Cioncolone e i suoi degni compari stavolta l'hanno combinata grossa. Da questa parte, signor Preside. Con te non ho mica finito, eh. Venga, venga. Venga. Il Ministero della Pubblica Istruzione. Violare il Ministero, signor Preside, non è soltanto un reato. È sacrilegio. Che schifo. Non riesco neanche a vederlo. Ma infatti io chiamo la polizia, ci mancherebbe altro, guardi. Si fa in un attimo. Giusto. Ma prima metta in ordine qui un po' sistemi. Sì. Tecnicamente questa sarebbe una scena del crimine, quindi magari eviterei di toccare... È una questione di decoro. Sì, ci sarebbe un bidello di queste cose, giusto, se ne occupa lui. È giusto, insomma, no? Ma io voglio che nessuno veda questo scempio. Tranne me e te. Grazie, signor Presidente. Va bene, faccio tutto io. Io comunque una telefonatina alla polizia la farei comunque, perché magari... Non c'è campo. Luca! Luca! C'è qualcuno dall'altra parte che mi sente, per favore? Luca, Luca, io questa te la faccio pagare. Maurizio, da che parte? Ecco, le scale in fondo. Maschere. Che succede? Topi, stanno rosicchiando tutti i registri dell'archivio. Manutenzione straordinaria. Buon lavoro. Sì, ma guarda, questi si sono messi pure le tutine. C'è cata cassaforte. Mi dispiace, ma arrivate tardi. È il 21° secolo, mi pare che c'è sta ancora la cassaforte. Tutti l'anni, tutti l'anni. Dov'è la cassaforte? Dai, io leva la. Hanno informatizzato. È l'agenda digitale. Dai, su, non ve la prendete. Vi siete comunque fatti un bel giretto a Roma, no? È stato tutto inutile. No, 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 aspetta. Le prove saranno senz'altro sul server del ministero. Siamo al ministero, usiamo il loro PC e entriamo nella rete interna. Sì, ma dov'è il computer? Bisognerebbe chiederglielo. Conde buone. Ecco, dunque, cosa scrivo? Prove d'esame. Sì, sì, giusto, però prima dobbiamo capire dove scrivo. Ci vuole però la pagina... appunto, non la trovo. Scusa, non funziona. No. Forse aspetta. Sì, aspetta. Vai, basta, non li posso guardare. Su, dai. Allora. Oh,
ci vuole la password. Ecco, allora non c'è niente da fare. Devo usare l'algoritmo, l'ho curato lo Hawkins. Ho sviluppato ai tempi di Palo Alto. Trova qualsiasi tipo di password. Oh. Ma lui è... Beccata! Dai, bravo! Ok, come le stampiamo? Vabbè, tutto io devo fare, ragazzi. Faccio delle foto, eh. Una per faccia. Vai, vai, vai. Vai, vai. Matematica. Dai, c'è, ci sono. Grande foto per celebrare. Ma siete quelli della disinfestazione? Oh no, mi liberi per favore. Fabri, dal lavoro. Ho passato il fine settimana chiuso dentro lo scantinato. Ah, e non sarai riuscito ad aprire? Succede con queste serrature antincendio? No, è stato Luca. Ha bloccato lui la porta. Fabri, ti pare che possiamo incolpare i ragazzi per i nostri errori? È stato Luca. E io lo denuncio. Io lo farò cacciare da tutte le scuole d'Italia. Ascoltatemi bene perché non ve lo ripeterò. Questo è un giorno fondamentale nella vostra vita. E colleghi, però, per favore, i cellulari, eh. Non ditemi che l'avete fatto sul serio. Andiamo. È il tuo. Scusate. Mamma, non posso venire oggi. Facciamo domani. Lasagne. No, non lo farò più, te lo supero, ti prego, su. Ti voglio bene anch'io, senta. Ciao. Allora, oggi faremo una nuova simulazione della prova d'esame. Ah, di nuovo? Di nuovo. Usate libri, manuali, internet. Qualunque cosa pur di rispondere. Sì, l'importante è che impariate bene le domande. Perfettamente. Precise. Nel caso fossero molto simili a quelle che usciranno agli esami di quest'anno. Eh? Noi usciamo nel caso voleste copiare e consultare. Buone fortune. Buon lavoro. Ma chi è questo? No, vabbè. C'è un colone che ha preso il mio telefono. Aspetta, lo vado a chiamare. No, aspetta. Diamo un'occhiatina. Ma vabbè. Hanno rubato le prove d'esame. Pin sbagliato. Ma che c'ha sto coso? Oh, che è successo? Ma che fate? Sono passati 10 minuti. Che è successo? È umiliante. Ci avete preso per degli idioti. Avete rubato le prove sbagliate. Erano quelle di terza media. Di terza? E però ci siamo andati vicino, no? La storia insegna che andare vicino a vincere è diverso che vincere. Che peccato, con tutta la fatica che abbiamo fatto. Io c'ho mia nipote che fa la terza media. Sono dei deficienti totali. Sono degli eroi. Poteva sbagliare chiunque. Ma l'avete detto il problema di matematica? Il signor Gianni alleva 600 mucche. Quella delle mucche era difficilissima. Ma voglia. Non hanno fatto niente per tutto l'anno e pensano di risolvere il problema così.
Ma tanto a te cosa importa? Tanto l'esame lo passi lo stesso, no? Ma non è questo. Loro dovrebbero aiutarci, invece non gli importa niente di noi. Non gli importa se impariamo qualcosa, se studiamo o se ci diplomiamo. Hanno ragione. Non ci aspetta nessuno, Camilla. Lì fuori, per noi, non c'è niente. E tu? Che lavoro vorresti fare? La biologa. Non importa, non puoi. Tutto ciò che ti aspetti di trovare una volta uscita da qui non esiste più. L'ultimo treno è partito anni fa e la nostra generazione l'ha perso. Siamo a piedi. Vogliamo almeno goderci il viaggio. È per colpa di gente come loro se le cose stanno così. Loro ci hanno provato. Hanno commesso un reato federale. Non esistono i reati federali in Italia. Hanno commesso un reato. E per chi l'hanno fatto? Lo sai per chi? Per me. Lo hanno fatto per noi. Fai sul serio. Ora non c'era la cattedra. Tanto che cambi. Chi voglio prendere in giro? Io non sono un professore. Non ci provare, Antonio. Raccontatela come ti pare. Ma la verità è che tra due settimane i tuoi alunni avranno l'esame. E tu così li abbandoni. Faccio quello che mi riesce meglio. Prof. Prof. Fanfulla. Ma fanno lezioni qui sotto. Tieni, ho bisogno di te. Golia! Che c'è? Tieni! Sto formando una squadra. Voi andate avanti, io vi raggiungo. Adesso, caro il mio Luca, te la faccio dare io. Una bella lezione. Comunque, per l'attrezzatura servirebbe l'autorizzazione scritta, eh? Ho il modulo H75 protocollato. Perché non funziona sto coso? Perché non lo invia? Sarà un errore di stack. O una questione di memoria, no? Che diavolo va? Tanto come questa scuola chiude lo stesso. O più probabilmente il cavetto di rete è scollegato.
Come si giudica un professore? Con un voto? Un numero? Come si stabilisce il valore di un insegnante? Dal numero dei promossi? O da quello dei bocciati? Una volta un collega mi ha detto: sai, io sono uno severo ma preciso, guardo la media aritmetica, ho dovuto bocciarne 20 su 25. Preciso. Tu sei un incompetente. Perché non tutto ciò che conta si può contare. E non tutto ciò che si può contare conta. Questa non è mia, è di Einstein. Perché la scuola in cui credo è quella che ti fa vivere ogni lezione con il corpo, la mente, lo spirito. Perché la voglia di imparare, di conoscere, di sapere è il gioco più bello che ci sia dato di giocare. Forse i nostri metodi vi sono sembrati un po' strani, ma vi garantisco che abbiamo fatto di tutto per trasmettervi quello in cui crediamo. La scuola serve a formare il pensiero, per immaginare un mondo migliore. E tramanda le poesie per amarlo. E insegna le lingue per conoscerlo. E forgia un corpo forte per attraversarlo. E fornisce gli elementi per costruirlo. Tutti gli elementi. Quando ripenserete a questi anni, saranno stati più belli della vostra vita. Succede a tutti così. È successo perfino a me. E non passa un solo giorno che io non desideri ritornare fra quei banchi. Che tanta ansia e paura, e gioia e amicizia, e allegria e amore mi hanno regalato. Ma non posso farlo, perché nessuno può. Perché quei banchi adesso sono i vostri. Perché questo è il vostro momento, e voi dovete viverlo fino in fondo. Aiutateci a farvi diventare le persone che domani costruiranno un mondo migliore. Questo significa solo una cosa. Che è arrivato il momento di baciarsi. No, che ti metti a sudare sul serio. Noi siamo quelli del Manzon. Noi siamo quelli del Manzon. E l'esame superia. E l'esame superia. Surgete, ignavi. Dai, dai che ora. Forza, forza. Educati. Cicciarotola, vai! Dai, si comincia! Ragazzi, tutta la filosofia si riduce a due grandi scuole, l'aristotelica e la platonica. Il mondo concreto è quello delle idee, tutto il resto è pura accademia. Incredibile, capisco tutto! Ma fatelo bere, fatelo bere! Prego, servitevi a piacere! Siamo sicuri che non è doping, vero? Oh, oh, tutto legale, Elisir Fanfulla, distillato e brevettato. Ossi di seppia? Pascoli? Montale, 1925. 23 liriche. Complicata, eh? Che possiamo fare? Si può raccogliere qui. Esatto. Che cosa? X alla seconda? Fai via, così togliamo questo. Ancora X, giusto? Okay.
Cosa ti viene? Fa vedere. Tu sta? Per una bravissima Claudia. C'è un Luca che si propone? Luca. Che possiamo fare qua? Quando una situazione è complicata, cosa si può fare? La si può semplificare? Per esempio, si butta via l'X nel quadrato. Ma tutti questi altri X non ci danno un po' fastidio. Assai, prof. E come facciamo a togliere? 4 diviso X non si può togliere. Però se sappiamo che X tende a infinito, forse sì, cioè 4 diviso infinito. Quanto fa un numero diviso infinito? Non c'eri quel giorno, per fregare il mondo. Ma ci arriviamo insieme. 4 diviso 2? 2. 4 diviso 4? 1. 4 diviso 8? Mezzo. Sempre meno, sempre meno. 4 diviso infinito? 0. E allora? Quindi... tolgo tutte le X. Semplifichi. 5 meno 0, vai, via! Tutti. Rimane? Peggio per voi. Io non scusate, ce l'ho personalmente. Buongiorno, buongiorno. Quantomeno discutibile buongiorno. Che... Fabri, che sta succedendo? Un pianto di sicurezza. Chi l'ha richiesto? Guardi, signor Preside, tutto legale. Qui c'è la firma del presidente della commissione d'esame che tecnicamente è superiore a lei. Chi sarebbe? Ciao, Carlo. Iniziamo con le perquisizioni. Dovete capire che io conosco tutti i vostri trucchi. Cartucciera da polso, alla vita. Tasche nella biancheria intima, manica del pokerista. Pacemaker di Marcelletti. Marcelletti, studente di Rovigo, maturità 94. Astucci con doppio fondo. Finte protesi, ingessature. Inserti per tacco. Che abbiamo trovato qualcosa qui? Ah, inalatori per asmatici. Tutte le comunicazioni con l'esterno sono state interrotte. L'anno scorso uno studente ci ha provato con un drone. Sapete com'è finita? Abbattuto. Bene, signori. Avete 5 ore e 26 minuti. Che dite, ce la farete? Caspita, che bei capelli. Rasta! Attenzione, è caduto tutto, Prendi la cosa per cortesia. Che c'è caduto? No, è caduto pure. Colpa mia, scusate, colpa mia. Permesso, fate passare. Grazie. Bella giornata, Proprio una bella giornata. I miei ragazzi, lì dentro a combattere da soli. E quanto si sono impegnati? Che bravi. Ce l'hanno messa tutta. E noi? Oh, noi avremmo fatto abbastanza. Io forse potevo fare di più. I professori perfetti non esistono. Esistono quelli che ne hanno passate tante. Quelli disillusi, quelli stanchi, quelli nervosi, quelli strozzi. Quelli con i problemi di tutti, insomma. Però esistono anche professori che, nonostante tutto, ci credono ancora. Provano, stimolano, sperimentano, hanno a cuore, insomma. Perché sono e saranno sempre professori appassionati. Ecco, voi appartenete a questa categoria. Signori, io non vi conoscevo, ma ho avuto il privilegio di lavorare con voi. Così mi fate piangere.
faccio tutto io, faccio, incredibile questa cosa. Scusa, ha visto la lente a contatto mio. L'ho perduta, no? Vabbè, se qualcuno dovesse provarla, me lo faccio sapere, eh? Che caldo, eh? Che sta facendo? Sto sgranchendo un po' le gambe. Sta cercando di copiare? Io, no, no. Signori, vi presento il primo bocciato agli esami. Adesso basta. Ehi, ehi, calmo, calmo. Prego, signorina, mi dica, l'ascolto. Camilla non ha niente da dire. In classe siamo 21, 10 promossi, meno del 50%. Il Manzoni chiude, ragazzi. Uno in più. Ne bastava solo uno in più. Just one. Chiusa una scuola, se ne apre un'altra. Prego, veniteci a trovare, vi farò uno sconto. Vi consiglio di pensarci due volte se volete trovare un lavoro.
Scusaci, eh. Allora adesso noi ci prendiamo un po' d'aria, capiamo tecnicamente se questa è una cosa che anche a livello legale è regolamentata, così si potrebbe. C'è un fax urgente per lei. Sì, già. Professore, vuole leggere ad alta voce, per favore? In seguito alla sua richiesta, la commissione ministeriale espelle e sospende lo studente Luca Pagliarulo. Con effetto retroattivo a partire dalla suddetta richiesta. No, non è possibile. Scusate, che significa? Significa che Luca non lo poteva fare l'esame. L'ho denunciato al ministero, ma ha chiuso 66 ore dentro lo scantinato. E hanno disposto la tua espulsione. Hanno disposto la sua espulsione! E se non ricordo male, il ministero chiedeva il 50% dei promossi all'esame. E togliendo Luca, i promossi sono il 50%! Prof, ma cosa sta succedendo? Sta succedendo che hai salvato il Manzoni! Sei un eroe! Ora arriva il momento. Ma di cosa? Scusate, tecnicamente sarebbe tutto merito mio. Eccoli, te l'ho detto, tutti l'anni. Tutti l'anni. Più dalla finestra vedo un aquilone volare insieme alle speranze di vedere a fine anno la parola promozione. Posso andare in bagno, professore? Sto pensando a tutto tranne che alla lezione. 10 anni in questa scuola potrei fare il bidello e voi potreste almeno darmi un diploma d'onore. I miei amici studiano presso la strada, a loro modo sono geni della chimica. La fanno buona pure il prof, l'assaggiata modestamente ha vinto il premio della critica. Questa scuola fra una scuola di pazzi, i professori peggio di noi ragazzi. Papà ti prego giura che non ti cazzi, ho perso l'anno, l'anno prossimo potrei riprovarci. Anche quest'anno studio l'anno prossimo, dimmi a che serve adesso disperarci. Dice mia mamma che lei sembra un tossico perché non studio e sto in giro coi marci. Nascondi la bomba che arrivano i prof, ho preso più buche di un capo da golf. Dammi sto bacio, l'aspetto da un po', la cosa più bella di quest'anno flop. Arrivano i prof.
Vengo dalla scuola peggiore d'Italia, eppure quest'anno faccio vacanze zero. Fammi scusa, quest'anno è saltato in aria, l'anno prossimo mi impegno per davvero. Arrivano i prof e ti richiamano Luca, se mi bocciano di nuovo mamma prende il bazooka. Questa scuola mi scoccia, sta arrivando l'estate, i miei amici già in spiaggia, resto in casa a studare. Uno come me non andrà mai da nessuna parte, non è facile essere escluso dalla classe. Troppe chiacchiere, sento su di me che sono un buon a niente. Dico che non lo faccio e poi lo faccio sempre. Chi salverà noi dell'ultimo banco, col viso stanco, il foglio in bianco? Ma l'importante per me è tirarti su, tanto quest'anno non me lo daranno più. Anche quest'anno studio, l'anno prossimo dimmi a che serve adesso disperarci. Dice mia mamma che lei sembra un tossico perché non studio e sto in giro coi marci. Nascondi la bomba che arrivano i prof, ho preso più buche di un capo da golf. Dammi sto bacio, l'aspetto da un po', la cosa più bella di quest'anno flop. Arrivano i prof, arrivano i prof, arrivano i prof, arrivano i prof. Le pecore nere, è troppo facile metterle fuori. La vera missione sarebbe salvarle. Le pecore nere, è troppo facile metterle fuori. La vera missione sarebbe integrarle. Dice mia mamma che le sembro un tossico perché non studio e sto in giro coi marci. Anche quest'anno studio, l'anno prossimo dimmi a che serve adesso disperarci. Nascondi la bomba che arrivano i prof, ho preso più buche di un capo da golf. Dammi sto bacio, l'aspetto da un po', la cosa più bella di quest'anno flop. Arrivano i prof, arrivano i prof.